Buongiorno. 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 Prego. Sì. Mi dica. Diciamo, ecco, che sarà circa un mese che quando mangio mi sento come una sensazione strana dopo mangiato. Proprio una sensazione come di pesantezza, una cosa un po' strana, insomma. Non so se mi sai che hai due occhi bellissimi? Sì. Sì. Azzurri, verdi. Ah, dipende. Scusa, ti ho interrotto, continua pure. Allora, dicevo che io mangio tranquillo, no? Anche quando sono fuori con gli amici, non è che mi tiro indietro così, ho sempre stato con uno stomaco ferro, di ferro proprio, sempre. Ultimamente, appunto, dicevo che mi sento come una roba che mi. Una sensazione un po' di pesantezza che mi. Non so, perché non so se mi capisce, che è un gonfiore che però. Ti stai spiegando benissimo, come hai detto che ti chiami? Non l'ho detto, Ramiro. Ramiro. Un bel nome, non mi era mai capitato. Non sembri neanche di qui. Ecco, allora. Dicevi questo gonfiore allora? Allora, dicevo appunto di questo gonfiore che. Appena mangiato. Hai sentito qualcosa dentro che ti ha spinto a correre subito da me? Sì, ho detto, beh, prima. Quanti che... anni hai, Ramiro? 44. 44. 44, porca miseria. Appunto. Normale ad una certa età. Alla nostra età. Anche lei c'ha. Ma pensa che tante volte uno. Acquario? No. Pesci, testarda ed entusiasta. Ti piace il cinema? Beh, insomma, il cinema. Preferisci vederli al cinema o a casa i film? Allora, io. Io preferisco vederli al cinema, però, certo, con il ritmo di vita che abbiamo oggi, sempre di corsa, di orari, il lavoro. Sì, guarda, fa fatica a far combaciare tutto, è un casino. Perché, dicevi di questo dolore? Questo dolore appunto mi si presenta quando appunto che mangio allora adesso ci spogliamo, facciamo una bella visitina, vediamo il cuoricino. Non sai che mi è già passato. Beh certo, quando si incontra una persona con la quale si instaura un certo feeling infatti, molto più potente, guardi, di qualsiasi farmaco. Una bella chiacchierata, passa tutto e via. Ci spogliamo, okay. Forza. Guarda, torno magari quando sento di nuovo qualche sintomo, perché sinceramente perché? Adesso non ne ho più. No, mi è sparito tutto, non ho più niente. Lasciami almeno il numero. Tessera. Guardi, la tessera non ce l'ho di. Ce l'ho nel cappotto. Porca miseria. Sa cosa faccio? Gliela do. Facciamo una controllatina veloce. No, quindi alla segretaria, gliela lascio alla segretaria. Aspettata. No, gliela lascio alla segretaria.